Morgans è un ex membro dei pirati di Roger, in altre parole, un membro della ciurma del pirata più potente e influente della storia. Ha combattuto fianco a fianco con Shanks, Rayleigh e lo stesso Roger, raggiungendo l'ultima isola della Grand Line. E proprio come Shanks, Crocus e Rayleigh, ha lavorato duramente dietro le quinte, in modo da far avverare le ultime volontà di Roger, ed ha aiutato Ruffy ad arrivare dove è oggi, usando la sua influenza sul governo mondiale e il suo monopolio sull'informazione. So che questo suona assolutamente ridicolo, ed ho pensato esattamente la stessa cosa, quando mi sono imbattuto per la prima volta in questa teoria, ma in realtà, sorprendentemente, ci sono molte prove che puntano esattamente in quella direzione, e quando seguiamo gli indizi lasciati da Oda Sensei, non possiamo che giungere ad un'unica possibile conclusione. Morgans, molto probabilmente, è un pirata della ciurma di Roger. Morgans è una delle persone più influenti e potenti nel mondo, e non abbiamo davvero idea del suo reale aspetto. Infatti, Oda ha confermato che Morgans non è una specie di ibrido uomo-animale, come ad esempio la tribù dei visoni, ma è un essere umano che ha mangiato un frutto Zoan di tipo uccello, modello Albatros. In altre parole, Morgans appare costantemente nella sua forma ibrida, quindi, potrebbe essere qualcuno che abbiamo già visto nella storia. Ecco cosa sappiamo sul suo conto finora. È il presidente del quotidiano dell'economia, in altre parole, è lui che stampa i giornali che vengono distribuiti nel mondo. Nonostante il suo aspetto bizzarro, è incredibilmente potente. Ricordiamoci che il mondo è controllato da un governo mondiale, che non solo riscrive la storia per adattarla al proprio volere, ma è anche estremamente duro contro chiunque cerca di condividere verità e notizie, che potrebbero nuocere al suo potere. Quindi, gestire il più grande giornale del mondo rende Morgans una delle persone più pericolose e influenti, e sono davvero curioso di sapere come mai il governo gli ha permesso di costruire un tale monopolio. Un'ipotesi è che Morgans abbia in qualche modo aiutato il governo a diffondere la propaganda, e sembra che solo recentemente si sia schierato contro di loro. Un altro motivo, tuttavia, è che Morgans è anche uno dei signori della malavita, quindi, non solo ha il potere di plasmare l'opinione pubblica, ma può anche ricattare i poteri forti, condividendo informazioni sensibili grazie al suo status di signore della malavita. Per molti anni, ha fatto parte del sistema che ha aiutato gli imperatori e il governo a controllare le notizie, e consolidare il loro potere. E anche se la sua influenza è principalmente dovuta alle informazioni, è anche fisicamente forte, non avendo alcun problema a sconfiggere l'agente della Cypher Pole. Verso la fine di Whole Cake Island, ha iniziato a rivelare il suo interesse per le supernova, e in particolare per Ruffy, osannandolo come prossimo re dei pirati. Si potrebbe sostenere che queste siano semplicemente le caratteristiche di un giornalista astuto, che vuole ottenere un proprio tornaconto, eppure, c'è qualcosa di sospetto. Prima di tutto, il fatto che sia sempre nella sua forma ibrida, è chiaramente un modo per proteggere la sua vera identità. Quindi, la domanda è, chi potrebbe essere di così problematico? La sua vera identità, lo metterebbe nei guai con il governo? O gli costerebbe la sua credibilità? Un altro aspetto molto sospetto riguarda il suo frutto del diavolo. Ha mangiato il frutto dell'Albatros, uccello noto per la sua grande capacità di volare per lunghe distanze, eppure non lo vediamo mai volare. Sappiamo per certo che è stato colui che ha riferito le informazioni su Ruffy, e che lo ha dichiarato come il prossimo imperatore, ben prima che andasse a Wano. Ha sempre ritratto i Mugiwara in una luce piuttosto positiva, presentandoli come un potente equipaggio. Sappiamo, inoltre, che è il responsabile della stampa dei manifesti da ricercato, ed è stato chiaramente colui che ha messo la foto di Ruffy in modalità Gear 5, oltre ad aver incluso la D nel suo nome. Tutto questo suggerisce fortemente che Morgans abbia un piano segreto. Ora, vorrei trattare la teoria che lo vede come un membro della ciurma di Roger. Iniziamo da Roger, che trova il One Piece e diventa il re dei pirati. Come ha fatto Roger a diventare così famoso? In effetti, è stata la prima persona in 800 anni ad arrivare a Rough Tail. Tuttavia, perché qualcuno dovrebbe credere che Roger fosse riuscito nella grande impresa di trovare il One Piece? In altre parole, qualcuno ha dovuto effettivamente informare la stampa, e chiaramente, questo qualcuno non era Roger. Infatti, lui stesso scopre del suo futuro epiteto di re dei pirati, leggendo il giornale. La spiegazione più semplice è che le notizie su Roger sono state diffuse da qualcuno che era effettivamente lì,
ovvero un giornalista che lo ha accompagnato nel suo viaggio, e credo che questa persona fosse Morgans. Questo spiegherebbe perfettamente anche la folle ossessione di Morgans per Ruffy, e la competizione per il prossimo re dei pirati. Sappiamo che Roger stava aspettando il ritorno di Joy Boy, e in previsione della sua morte ha fatto tutto ciò che era in suo potere per facilitare il suo ritorno. Ha generato Ace, che sperava sarebbe diventato Joy Boy, ha poi incaricato i suoi uomini di portare avanti la sua volontà. Così Shanks ha trovato il frutto Nika, ha cercato la persona giusta, e gli ha affidato il suo cappello di paglia, segno della volontà di Roger. Poi, Crocus ha atteso all'ingresso della Grand Line, per guidare la persona con il cappello di paglia, raccontando dell'ultima isola, e insegnando come navigare la prima metà della Grand Line. Successivamente, Ray li ha aspettato a metà strada, sulle Sabaody, per addestrarlo e guidarlo per il nuovo mondo. È probabile che Skopper Gaban sia in attesa a Lodestar, per indirizzare Joy Boy verso l'ultima tappa del viaggio. Ed arriviamo infine a Morgans, che seguendo questo schema, ha contribuito a diffondere la leggenda di Ruffy, insignendolo prima del titolo di imperatore, e poi di prossimo re dei pirati. E anche se Morgans non ha mai incontrato Ruffy, crede in lui perché ha riconosciuto il cappello di paglia, e quindi, si è assicurato di favorire la sua percezione del pubblico, e facilitare la sua strada. Come ulteriore riprova di questo, basti pensare a Shanks. Lo abbiamo visto più volte, intento a leggere di Ruffy dai giornali, e per qualche motivo, sembra essere la sua unica fonte di informazioni su Ruffy. Il che è strano, perché sapendo di come il governo mondiale manipoli le notizie, sarebbe abbastanza da ingenui affidarsi completamente ad un giornale. Ma Shanks si affida completamente alle notizie, perché Morgans è un suo ex compagno, e fanno parte della stessa missione per aiutare Joy Boy. Grazie alle news di Morgans, tutti i membri dei pirati di Roger possono essere aggiornati sul viaggio di Ruffy, e sullo stato della missione. Inoltre, dopo la saga di Marineford, Ruffy torna al quartier generale della Marina per inviare un messaggio al resto dell'equipaggio, ovvero di allenarsi per 2 anni, ed incontrarsi nuovamente alle Sabaody. Ma questa, in realtà, non è stata un'idea di Ruffy, ma di Rayleigh, che ha proposto a Ruffy di farsi fare una foto con un messaggio sul braccio, che poi sarebbe stata inviata dai media. Ma se ci pensate, non c'era assolutamente alcuna garanzia che avrebbero usato quell'immagine esatta di Ruffy, con il messaggio chiaramente visibile, e soprattutto, ci sarebbe potuta essere la possibilità di un eventuale insabbiamento da parte del governo. Tuttavia, se Morgans, colui a capo delle informazioni, fosse un alleato di Rayleigh, ovviamente, avrebbe potuto assicurarsi che i Mugiwara ricevessero il messaggio di Ruffy. In altre parole, Rayleigh e Morgans hanno messo in scena l'intera faccenda. Ora, vorrei ipotizzare sulla possibile identità di Morgans, cercando tra i membri dei pirati di Roger. Credo ci siano 2 possibili candidati. Il primo è Peter Mu, ha una forma corporea molto simile a quella di Morgans, ed indossa un cappello di piume. Il secondo è Momora, che indossa un cappello a forma di un uccello. Siamo giunti al termine del video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, e cliccate sulla campanellina.